tennis o diventi forte o diventi pazzo. You can't be serious, man. You cannot be serious. Lo sappiamo, il nostro è definito lo sport del diavolo per un motivo, o forse più di un motivo, no? Quando sei in campo, la concentrazione deve essere al massimo, basta la minima distrazione per non centrare la pallina. E chiaramente l'errore è sempre dietro l'angolo, e quando la palla va fuori è facile andare su di giri e arrabbiarsi. Le reazioni sono differenti, chiaramente, da persona a persona, ma a tutti i livelli non è difficile assistere all'estremo gesto di sbattere la racchetta per terra e romperla. O diventi forte o diventi pazzo. Il tennis è uno sport unico nel giocare con le nostre emozioni, ma è anche uno strumento eccezionale per crescere ed evolvere, sia come atleti ma anche come persone. E allora proviamo a spiegare e capire perché questo sport è maledetto, perché non puoi farne a meno e perché in molti viviamo quella sensazione di amore e odio. Pensiamo ad Andre Agassi, per esempio. Descrive molto bene questo concetto nel suo libro Open. Potremmo definirlo uno sport a tempo indeterminato. Una partita può durare meno di un'ora oppure 5 ore. Questo perché la durata della gara non è proporzionale al punteggio. Puoi vincere 6-1 e 6-1 in 2 ore, oppure perdere 7-5 e 7-5 in 1 ora. Ai nostri livelli devi vincere 2 set su 3, per conquistare un set devi arrivare a 6, ma ogni set è composto da game, il cui punteggio può andare avanti ad oltranza. Se facciamo un torneo e vinciamo la partita, giochiamo molto probabilmente il giorno dopo e così via fino alla fine. E vaglielo a dire, vaglielo a spiegare al giudice arbitro che quell'ora devi lavorare, che quel giorno hai qualcosa da fare con la tua famiglia, che hai una visita medica e quant'altro. E se vogliamo giocare in forma agonistica, dovremo cercare di disputare almeno una decina di tornei all'anno per mantenerci la classifica, possibilmente salire. Discorso a parte, ovviamente, per i giocatori professionisti, che addirittura giocano una media di 30, 35, 40 tornei l'anno in tutto il mondo, con tanto di fuso orario, diversità climatiche, usi e costumi, cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Altra cosa non da poco, giochiamo quasi esclusivamente fuori casa. Questo vuol dire che non avremo mai riferimenti a cui siamo abituati, su cui ancorarci. Gareggiamo su superfici sempre diverse, con palle sempre diverse, con caratteristiche differenti, senza contare le condizioni atmosferiche, chiaramente. E allora accade che A batte B, B batte C, ma anche che C possa battere A, per la miseria. E alla fine di ogni match non ho parametri oggettivi con cui confrontarmi, non lo so se ho giocato bene, perché se ad esempio so che percorro un chilometro in 4 secondi, potrò vincere, potrò perdere, ma alla fine, se avrò corso in 3 minuti e 50 secondi, sarò sicuramente soddisfatto. E poi l'avversario da torneo cambia continuamente ed il più delle volte non sai nemmeno chi sia. Potresti conoscere la sua classifica oggi come oggi, ma è chiaramente impossibile fare strategia prima di un match se non generalizzata per stili di gioco. Giocare per il gusto di giocare e divertirsi, senza pesi. Ma come fai? Dopotutto, giochiamo per vincere, mica per divertirci. O diventi forte o diventi pazzo.